Bentrovati al consueto appuntamento settimanale con Viver Lucense. Quello di Lucca, in modo particolare quello della Piana, ma con peculiarità che arrivano anche dalla zona di Villa Basilica e della Garfagnana, è il polo cartario più importante d'Europa. Lo è oggi con industrie di importanza strategica mondiale, perché si tratta di multinazionali che lavorano un po' ovunque, ma lo è grazie soprattutto a una tradizione che ci viene da lontano, da centinaia di anni fa. Quindi oggi con Viver Lucense andiamo a Pescia per andare a scoprire le bellezze del Museo della Carta. C'è tutta una storia, un percorso per arrivare a quello che siamo oggi nella nostra lucchesia. Un percorso fatto di carta che è andata sui tavoli delle più importanti personalità del Settecento e dell'Ottocento. Stiamo parlando di Napoleone, stiamo parlando di D'Annunzio, ma la carta veniva fatta con un processo del tutto particolare. E allora, con questa puntata di Viver Lucense andiamo al Museo della Carta di Pescia, innanzitutto perché dentro il museo è stata inaugurata la mostra Libere Forme, Libri d'Artista, che è stata organizzata in collaborazione con l'Associazione Culturale per l'Arte Contemporanea Syncresis di Empoli e con la curatela di Massimiliano Bini e Alessandra Scappini. Tante belle immagini della mostra e poi ci sposteremo dentro la cartiera Magnani per vedere i macchinari dell'epoca e per capire attraverso un esperto come si arrivava con un lungo processo alla realizzazione delle risme di carta, la carta da lettere e tutto quello che ne consegue. Una parte della nostra storia, una parte della nostra economia viene proprio da lì. E allora vi lascio alle splendide immagini di Abramo Rossi e naturalmente al lavoro di introspezione anche dell'importanza della carta per la nostra zona, per il nostro territorio, operato dalla nostra Michela Innocenti. Il Museo della Carta di Pescia sorge in località Pietrabuona ed è gestito dall'Associazione Museo della Carta di Pescia ETS. Il museo nasce per preservare e tramandare l'antica arte della lavorazione e fabbricazione della carta a mano. Collezione unica, quella di filigrane, di strumenti e macchinari nell'epoca in cui la carta si faceva a mano. All'interno della struttura storica è presente anche un archivio importantissimo, l'Archivio Storico Magnani, uno dei più importanti e prestigiosi in Italia, che raccoglie documenti che vanno dal secolo XVIII fino al XXI. Apriamo la trasmissione con una mostra interamente dedicata ai libri d'artista e quindi alla carta. Libere Forme, Libri d'Artista al Museo della Carta di Pescia. Con noi il direttore del Museo della Carta, Massimiliano Bini, che oggi ospita appunto anche una mostra importante dal titolo Libere Forme, Libri d'Artista al Museo della Carta di Pescia. Sì, la mostra che rimarrà aperta fino al 3 settembre presenta una selezione di libri d'artista, nasce in collaborazione con l'associazione Syncresis, che è un'associazione di Empoli che si occupa di promuovere l'arte contemporanea, e qui al museo e precisamente negli spazi dell'Archivio Storico Magnani ospitiamo una selezione di 18 opere che sono un viaggio all'interno della produzione di libri d'artista italiano. Ovviamente abbiamo opere molto diverse che hanno però un tema comune, che è quello dell'utilizzo del supporto carta, che ovviamente per noi rappresenta il tema e la missione stessa del museo. Nella mostra si possono trovare quindi interpretazioni del libro d'artista molto diverse, dal libro d'artista diciamo più correlato al concetto libro per come lo conosciamo, e quindi un libro sfogliabile, ma ovviamente interpretato dall'artista con i suoi interventi di caratteri più diversi, quindi con le tecniche più diverse, tecniche miste, a stampa, fustellature,
ma ovviamente anche il libro d'artista concepito in senso molto lato, e quindi, come per esempio nel caso di alcune opere che si possono ammirare in mostra, il libro interpretato nelle forme più diverse. Abbiamo quindi voluto anche proprio nel titolo della mostra esemplificare questa libertà assoluta nella interpretazione, nella concezione del libro d'artista, e siamo molto contenti perché la mostra non si esaurirà soltanto, diciamo, con la visita, ma si chiuderà il 3 settembre con un finissage in cui avremo un workshop, un artista presente in mostra, e quindi i partecipanti al workshop potranno, come dire, contribuire, costruire con lui un libro d'artista. Quindi volevamo che ci fosse comunque anche questo momento non solo di condivisione classica, se vuole, diciamo, della visita alla mostra, ma anche un laboratorio finale in cui i visitatori, chi vorrà partecipare al workshop, potrà costruire un libro d'artista. Prima hai citato la presenza dell'archivio dove si svolge la mostra. Questo però è un archivio molto importante, si tratta di un archivio storico che è forse uno dei più importanti di tutta Italia. Ce ne vuoi parlare? Sì, la mostra è ospitata negli spazi dell'archivio storico Magnani, che è un'ala del Museo della Carta di Pescia, all'interno della settecentesca cartiera Le Carte. All'interno di questi spazi noi conserviamo una documentazione di circa 600 metri lineari, è uno dei più importanti archivi di impresa italiani che si lega alla plurisecolare storia delle antiche cartiere Magnani di Pescia. Sono circa rappresentati nei documenti circa 300 anni di storia dell'impresa, e la particolarità delle carte da noi conservate è sicuramente la loro completezza. Quindi vi sono dei fondi molto molto importanti nel caso delle corrispondenze, ma non solo, nel caso dei libri mastri, dei campionari, della fatturazione. Ecco che questi fondi sono completi, e quindi vi è stata la capacità, prima da parte dell'impresa stessa e successivamente, poi quando è intervenuto il vincolo della soprintendenza, di conservare completamente la documentazione. La documentazione è stata quindi acquisita dal museo grazie a una donazione, e stiamo lavorando, e all'interno di questo anno sarà possibile avere l'inventario e il catalogo definitivo. E grazie a un finanziamento della Fondazione di Lucca potremo mettere online, digitalizzata, una prima parte dei documenti. Ci fermiamo solo un break per la pubblicità e poi a scoprire ancora le macchine, i macchinari e la sapienza che ci voleva per i mastri cartai per realizzare la carta. Noi, la nostra economia, si basa su questa storia. Siamo adesso entrati nel museo vero e proprio, dove ci sono strumenti, macchinari antichissimi che sono conservati proprio a ricordo di tutto questo sapere, no? Che è la storia di come si fa a mano la carta. Qui ci accoglie un sistema multimediale per spiegarci cosa conteneva tutto questo spazio che è grandissimo, vero Massimiliano? Sì, ci troviamo all'interno della cartiera Le Carte, un edificio costruito nel 1710, e che ha avuto la particolarità di creare nel corso dei secoli sempre e solo carta fatta a mano. Quindi la particolarità di questo edificio, la prima particolarità, è quella di essere intatto, di essere rimasto intatto nel corso dei secoli. Qui siamo all'inizio del percorso di visita, all'attuale percorso di visita del Museo della Carta di Pescia, e con la prima postazione multimediale è possibile fare un viaggio all'interno dell'edificio ripercorrendo i sei momenti fondamentali della creazione di carta fatta a mano, quindi dall'arrivo della materia prima, che nei secoli passati erano gli stracci, se vogliamo la Toscana e i cenci, possiamo dire anche vestiti vecchi, perché questa cartiera, come tutti gli opifici da carta antichi, trasformava balle di vestiti vecchi in risme di carta, quindi si utilizzava il cotone, la canapa, il lino. Qui è possibile quindi
ripercorrere questo viaggio che la materia prima faceva all'interno dell'edificio in questi sei momenti fondamentali, quindi dall'arrivo della materia prima nel marcitoio all'uscita poi dopo l'asciugatura nello spanditoio. E quindi, per esempio, è possibile semplicemente cliccando sull'immagine vedere dove si svolgeva il lavoro e vedere cosa in questo spazio si faceva. Di fronte a noi c'è un altro schermo, la carta Magnani nel mondo. Che cosa troviamo qui? Nell'altra postazione, che precede quindi la visita alle sale storiche, è possibile anche in questo caso ripercorrere e seguire quello che è stato lo sviluppo della distribuzione della carta Magnani di Pesce nel mondo. E è possibile farlo in vari modi, quindi o in modo geografico, quindi scegliendo una di queste simboli che vediamo nella mappa del mondo, oppure seguendo quelle che abbiamo indicato come alcune delle categorie. Per esempio, non so, all'interno della categoria personaggi troviamo un approfondimento su quella che è stata all'epoca una commessa molto molto importante che ha portato alla realizzazione di una forma da carta filigranata per realizzare la carta da lettere per Gabriele D'Annunzio nel 1929. Qui possiamo quindi vedere la filigrana, ammirarla anche nei particolari e seguire quello che è stato lo sviluppo dal primo disegno al filigrana poi finita. Oppure una filigrana, una carta filigranata molto famosa e molto studiata e che adesso stiamo ulteriormente approfondendo è la forma da carta che riporta in filigrana le immagini di Napoleone e Maria Luisa d'Austria, che qui possiamo vedere anche nei particolari ammirando la capacità dei filigranisti di rendere fino nei più piccoli dettagli. A Pescia la carta viene prodotta fin dal XV secolo e chiaramente qui ci troviamo in una stanza che rievoca la sua prima produzione. Cosa stiamo vedendo? Dove ci troviamo? Sì, qui ci troviamo all'interno del percorso di visita del Museo della Carta e siamo precisamente nella Sala dei Tini. La Sala dei Tini, che sono queste grandi vasche in pietra, qui ne vediamo quattro. E qui siamo nella sala dove il lavorente, un mastro cartaio e il punitore creavano carta. Qui siamo quindi in una delle sale, fra le più importanti ovviamente all'interno di un antico opificio, perché qui avveniva in silenzio la creazione della carta, foglio dopo foglio. Quindi noi stiamo parlando di una produzione che poteva essere circa di 2000 fogli in un paio di giorni. Molto inferiore rispetto a quella che oggi le nostre macchine producono. Certamente, oggi sappiamo che ormai la media, insomma, siamo sui 2 km e 300 il minuto, però ecco, non bisogna dimenticare mai che se appunto abbiamo questa grande realtà industriale, appunto lo dobbiamo anche a questi secoli passati che hanno messo a punto queste tecnologie. Adesso stiamo entrando in un'altra stanza. Una stanza che contiene che cosa? Cosa stiamo vedendo? Sì, qui continua il percorso di visita all'interno del museo. Qui siamo nella sala delle pile, dove abbiamo anche la presenza di un maglio, e qui siamo invece nella creazione della materia prima necessaria per creare la carta. E quindi qua venivano portati gli stracci ridotti in strisce e poi lavorati all'interno del marcitoio, e qua siamo quindi in presenza di questi grandi martelli che alle loro estremità avevano dei denti di bronzo e battevano, grazie ovviamente alla forza dell'acqua, in queste bocche di pietra e venivano masticati in modo tale da creare il pesto, ovvero la materia prima per creare carta. Cosa si utilizzava per creare la carta? Qual era la materia prima? Le materie prime potevano essere appunto canapa, lino e principalmente cotone. Ecco, allora io adesso ti lascio un attimo, ci vediamo tra poco perché devo andare a trovare un mastro cartaio. Incontriamo adesso Alessio Giusti, che è mastro cartaio e ci fa vedere davvero come si produce la carta a mano. Qua, entrando nel Museo della Carta, abbiamo ricostruito questo piccolo laboratorio dove vi facciamo vedere come nasceva un foglio di carta. All'interno del tino che cosa abbiamo? Abbiamo acqua e cotone.
cotone che viene lavorato in maniera molto fino. Il cotone, essendo più pesante, l'acqua se ne va sul fondo, e adesso vi faccio vedere con l'aiuto di questa stanga il cotone che torna in superficie. A questo punto, come fare un foglio di carta con questa sostanza molto molto fina? E qui che entra in gioco lo strumento del mastro cartaio, la forma da carta. Su questa forma da carta abbiamo riportato in filigrana un Pinocchio, doveroso per la città di Pescia, e tramite questo strumento io dovrò appunto farvi vedere come nasce un foglio di carta. La forma viene immersa nel tino, il mastro cartaio deve cominciare a lavorare l'impasto fino a farlo rimanere specchiato sulla superficie, l'acqua se ne va via dal sotto. Questo funziona proprio come un filtro. Sbucciamo un pochino e sulla superficie resta il cotone in maniera uniforme. In questo momento il cotone è sempre molto molto impregnato d'acqua, non riuscirei ancora a farci niente. Per farlo diventare un foglio di carta io ho bisogno del panno di lana. Mentre le fibre della lana con una leggera pressione si vanno ad imprigionare con quelle del cotone, ed ecco che nasce il foglio di carta. È incredibile come da una materia prima così morbida come il cotone che ho in mano, siamo passati adesso a un foglio di carta in pochissimi istanti. Ma è davvero così semplice? Non credevi, te lo faccio rivedere, guarda, te lo faccio rivedere. Io riprendo la mia forma, la rimetto nel tino, incrocio le fibre in modo da farle restare uniformi sulla forma, faccio andare via l'acqua, e questo il mastro cartaio che lavorava in cartiera era il suo compito e lo doveva fare per ben 500 volte al giorno, perché era il loro compito, appunto, 500 fogli di carta. La produzione era di 500 foglie. Sì. E qua rinasce un altro foglio. Che meraviglia, sembra una magia. È una magia. Grazie ad Alessio davvero per questa dimostrazione, non avevo mai visto nascere la carta. Ma quanto è importante, direttore, per noi oggi ricordare, no? E poter anche toccare con mano, in qualche modo far conoscere il percorso della creazione della carta? Beh, noi crediamo che sia importantissimo, tanto è vero che qui al museo è possibile fare tutta una serie di percorsi, dai più semplici fino appunto a quelli che approfondiscono anche la creazione e quindi coinvolgono il visitatore. Quindi qui è possibile non solo assistere a una dimostrazione di carta fatta a mano, ma anche creare carta fatta a mano insieme al mastro cartaio, fa parte delle tante attività. Ovviamente ci crediamo così tanto che sia importante mantenere questa tradizione e renderla viva, che appunto il museo nel tempo ha creato proprio anche un'impresa, l'impresa Magnani, che oggi crea carta fatta a mano. E lo abbiamo fatto perché è importante salvaguardare i luoghi, ma questo sapere doveva essere assolutamente salvato. Bene, quindi non ci sono assolutamente scuse, chiunque può venire a visitare il Museo della Carta qui a Pescia, in località Pietrabuona. E noi vi diamo appuntamento alla prossima settimana con la puntata di Viver Lucenze. Ringraziamo tutti i nostri collaboratori, il direttore Massimiliano Bini, Alessio Giusti, il nostro mastro cartaio, e noi ci vediamo la prossima settimana. La tradizione della realizzazione delle risme di carta, le vecchie cartiere, i vecchi mastri cartai, abbiamo scoperto da dove veniamo e sappiamo benissimo dove andiamo grazie a un settore, quello del cartario, che per la nostra realtà, non solo per la produzione della carta, per il cartone, per il tissue, ma anche per la produzione di tutti i macchinari che servono in tutto il mondo per creare la carta, ebbene Lucca è un polo fondamentale per tutto il mondo. Grazie naturalmente a Abramo Rossi, a Michela Innocenti e a Marco Cervelli per la realizzazione di questa puntata di Viver Lucenze. Torniamo la prossima settimana.